Sette acque con i colori più incredibili del mondo. Numero 7. Lago Illie, Australia. Il lago Illie è un lago salato situato su Midley Island, la più grande isola dell'arcipelago Ricerche, nella regione Goldfields e Speranze a sud delle coste dell'Australia occidentale. È particolarmente noto per le sue acque rosa. Il colore è permanente e non si altera se l'acqua viene raccolta in dei contenitori. La ragione del suo colore rosa è ancora un argomento in discussione, tuttavia la maggior parte degli scienziati afferma che sia dovuto dalla presenza della microalga verde Dunaliella salina e dalla presenza di alcune specie di alobatteri. Sembra molto bello. Numero 6. Devil's Butt, Nuova Zelanda. Tra le acque termali e geyser di Waiutapui in Nuova Zelanda, c'è una curiosa laguna che attira l'attenzione per il suo colore verde intenso e la sua pericolosità. Conosciuto come Bagno del Diavolo o El Bao del Diablo, la piscina naturale si formò in una depressione creata da una possibile eruzione a livello del sottosuolo in un'area vulcanica. A differenza dei colori rosso e blu che abbondano nel luogo, questa laguna ha una tonalità verde molto intensa a causa dello zolfo che emana verso la superficie da lì. I turisti non possono avvicinarsi alla zona, ma puoi ottenere una vista da un punto più alto. Numero 5. Laguna Verde, Bolivia. Laguna Verde è un lago salato, situato a sud-ovest dell'altiplano della Bolivia, nel dipartimento di Potosí, nella provincia di Sud-Lípez. È ubicata all'interno della riserva nazionale di fauna andina Eduardo Avaroa. Deve la sua colorazione ai sedimenti che si depositano sul fondo, composti da minerali di rame. Si trova a circa 4.300 metri sul livello del mare. I venti gelidi sono un fenomeno comune e le acque del lago possono raggiungere temperature fino a meno 16 gradi C, ma a causa della sua composizione chimica le sue acque rimangono ancora allo stato liquido. Numero 4. Le sorgenti di sangue, Giappone. Le sorgenti di sangue caldo del Giappone si trovano nella città di Beppo, e il suo nome è dovuto al colore caratteristico delle sue nuove sorgenti naturali. Questi fenomeni sono noti come TLS di Giappone. Tuttavia, questa emanazione atipica è dovuta ad un alto contenuto di ferro, che a contatto con il terreno, macchia l'acqua. Beppo noto anche per le sue aree di alte temperature, e che è una delle regioni più importanti attività geotermica nel mondo, con il secondo punto più alto di acqua calda sul pianeta. Questo fatto è una grande fonte di reddito, poiché ogni anno, centinaia di turisti visitano questo posto. Numero 3. Chott el Jerid, Tunisia. Situato nel sud-ovest del paese, in una depressione tra le oasi di Tozeur e di Nefta da un lato, e ai confini del deserto del Sahara dall'altro. Per una lunghezza di 250 km circa ed una larghezza di 20 km, è il più esteso lago salato della regione. La sua superficie è composta da un agglomerato di cristalli di sale poggianti su un fondo sabbioso ed argilloso. Periodicamente le scarse piogge della regione ne sciolgono la crosta facendo salire in superficie il sale, poi, il vento ricopre di sabbia e cristalli di sale. In tal modo, la superficie cambia continuamente di colore. Varia tra il rosa, il rosso e anche il verde bluastro. Numero 2. Cao Cristales, Colombia. Il Cao Cristales è un fiume della Colombia. Il fiume è comunemente chiamato il fiume dei cinque colori o l'arcobaleno liquido. Il letto del fiume infatti da fine luglio a novembre si colora di cinque diversi colori, giallo, verde, azzurro, nero e soprattutto rosso, l'ultimo colore è causato dalla Macarena clavigera, una pianta acquatica presente sul fondo del fiume. Cao Cristales è un fiume veloce con molte rapide cascate. E nel letto del fiume sono presenti fesse circolari dette marmitte dei giganti. È un posto bellissimo, forse dovremmo saperlo. Numero 1. Acque del Golfo dell'Alaska. Mostra uno strano fenomeno naturale che si verifica quando l'acqua pesante, carica di sedimenti dalle valli e dai fiumi glaciali si riversa nell'oceano aperto. Lì, nel golfo, i due tipi di acqua si intrecciano l'un l'altro,
un azzurro leggero, quasi elettrico, che si fonde con un blu ardesia più scuro. Pur non essendo tecnicamente una confluenza di due corpi idrici separati, il Golfo dell'Alaska a volte contiene queste sorprendenti variazioni di colore. Il golfo contiene diverse correnti lente, che ospitano distinti sedimenti, uno con una maggiore quantità di materiale argilloso più pesante che contiene ferro e cambia l'aspetto dell'acqua. È incredibile. Thank you.